Benvenuti a Prevenzione e Salute, la trasmissione che TCA Trentino TV realizza in collaborazione con l'azienda provinciale per i servizi sanitari e che per questo ciclo di puntate si presenta con un nuovo format, non più quindicinale ma settimanale. L'argomento di oggi è la protesi al ginocchio. Siamo qui con il dottor Ettore De Mattè, direttore dell'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento. Dottore, cos'è una protesi al ginocchio? In linea generale, una protesi di ginocchio è un impianto artificiale in un'articolazione malata. Sono interventi che vengono praticati da circa 40 anni, però in questi 40 anni c'è stata un'evoluzione notevole, sia nella tecnica chirurgica, che nei materiali, che nel design delle protesi. Oggi, grazie a questa evoluzione, possiamo dire che la protesi di ginocchio ha raggiunto un livello di altissima affidabilità, per cui è diventata praticamente un intervento di routine, anche su un intervento di chirurgia maggiore. Esistono tre tipologie di protesi di ginocchio: la protesi totale, che sostituisce tutta l'articolazione, cioè sia il compartimento interno che quello esterno, qualche volta anche il compartimento femoro-rotuleo. Poi c'è la protesi monocompartimentale, che, come dice il nome stesso, sostituisce un solo compartimento, quello in genere danneggiato, mentre l'altro è sano. Di solito si tratta del compartimento interno, meno frequentemente di quello esterno. Infine c'è la protesi da revisione. La protesi di revisione serve per sostituire una precedente protesi già impiantata, che si è mobilizzata per problemi di interfaccia protesi-osso oppure per un'infezione. Dottore, quali sono le malattie per cui si ha la necessità di mettere una protesi? Le malattie che provocano un'usura patologica della cartilagine sono essenzialmente l'artrosi primaria, di cui ancora sappiamo poco. Sappiamo che colpisce soprattutto soggetti ultra cinquantenni. C'è sicuramente una predisposizione di tipo familiare, ereditario, però è legata sicuramente anche a eccesso di peso oppure a abitudini di vita sbagliate, come per esempio scarsa attività fisica oppure il fumo. Un'altra patologia molto frequente è l'artrite reumatoide. Questa è un'alterazione biochimica della membrana sinoviale, per cui questa membrana alterata va a distruggere la cartilagine e il risultato finale è sempre un'artrosi di tipo secondario in questo caso. Questa è una patologia che colpisce soprattutto la donna intorno ai 40 anni. Un'altra patologia sempre più frequente è l'artrosi cosiddetta post-traumatica. A volte l'articolazione può essere interessata da una frattura e non sempre l'osso e la cartilagine guariscono perfettamente. Possono lasciare degli strascichi, cioè i piani articolari non guariscono bene, per cui restano delle irregolarità e anche in questo caso si va incontro a un'artrosi secondaria. Un'altra patologia abbastanza frequente è la cosiddetta necrosi. È un disturbo vascolare che in genere colpisce un solo condilo, cioè una parte dell'articolazione. L'osso, essendo un tessuto vivente non più irrorato, cede e cedendo la cartilagine soprastante va incontro a un danno e anche in questo caso si ha un'artrosi secondaria. Infine, un'ultima patologia, anche se meno frequente, è la patologia tumorale. E quali sono le indicazioni? Le indicazioni non sono innanzitutto gli RX, ma sono il dolore e la limitazione della funzione. Se il paziente, e per dolore intendiamo il dolore percepito, se il paziente viene e ci dice che il dolore è sopportabile, allora noi attuiamo una terapia di tipo conservativo, che sono i farmaci antinfiammatori, eventualmente modifica delle abitudini di vita, uso di un bastone, uso di un tutore, eventualmente cicli di infiltrazioni con acido ialuronico, oppure ancora cicli di fisioterapia. Quando però il dolore invece disturba il paziente, per esempio impedisce di dormire la notte, oppure lo disturba nelle attività di tutti i giorni, come per esempio vestirsi, scendere e salire le scale, scendere e salire dalla macchina, oppure anche nei suoi hobby, allora è indicato l'intervento di artroprotesi, cioè la sostituzione dell'articolazione con un'articolazione artificiale.
Siamo qui con il dottor Roberto Albertazzi, coordinatore del Dipartimento di Riabilitazione dell'azienda sanitaria. Dottore, dopo che una persona è stata operata, quindi ha una protesi al ginocchio, qual è l'iter riabilitativo? In provincia di Trento abbiamo organizzato un servizio che garantisce l'utente, per cui permette immediatamente dopo l'intervento di prevedere e programmare il trasferimento in uno dei reparti di riabilitazione o dei nostri servizi o delle case di cura convenzionate, per cui il paziente non ha nessuna preoccupazione dal punto di vista riabilitativo, cosa che invece è frequente nelle altre regioni. Automaticamente viene trasferito dal reparto chirurgico dove è stato operato al reparto di riabilitazione. Abbiamo un protocollo che prevede quali siano gli standard di qualità di questa riabilitazione, per cui tutti i pazienti subiscono un periodo in media, va dalle 2 alle 3 settimane, e vengono immessi solo quando raggiungono dei risultati minimi, ovvero almeno la capacità di deambulare e fare le scale in maniera autonoma e da soli. Se poi dovesse succedere che nel proseguo del paziente ha ancora bisogno di riabilitazione, i nostri servizi o di day hospital o di ambulatoriali sono in grado di completare il processo di riabilitazione fino al massimo recupero possibile per tutti i pazienti. Quindi il paziente nella nostra provincia non deve preoccuparsi di cercarsi il posto di riabilitazione, perché automaticamente viene garantito il servizio a tutti. Qualche piccola differenza c'è se il paziente per sua scelta sceglie di farsi operare in una sede fuori provincia: avremo la necessità che ci avverta con un po' di tempo prima per potergli tenere il posto, a quel punto comunque gli garantiamo l'iter, il percorso e l'accesso alle cure riabilitative. Normalmente l'ammalato, terminato il primo periodo di rieducazione, rientra a domicilio, prosegue il suo miglioramento e in genere alla fine dei 2 mesi è in grado di deambulare senza appoggi, di riprendere eventualmente la guida dell'automobile e la sua vita normale.